E ritorniamo in diretta con WWSegno Urbano On Air. Abbiamo l'appuntamento che avevamo naturalmente annunciato prima. Abbiamo in diretta telefonico Angelo Cannata, che ringraziamo e salutiamo. Ciao Angelo, ci senti? Buongiorno. A tutti. Ciao. Saluti da Piazza Fontana. Ciao Angelo. Perché lì c'è il Centro Studi Documentazione e Ricerca, le SCIAE Taranto, che vogliamo spiegare qual è il termine tarantino, no? Cosa indicava questo termine? Allora, innanzitutto diciamo sì, che sostanzialmente siamo nella Torre dell'Orologio, che è un monumento di rappresentanza municipale, che ospita una mostra, in cui l'associazione Centro Studi Documentazione e SCIAE offre un approfondimento culturale e didattico. Il tema delle SCIAE è da noi ripreso proprio perché segna un pezzo di storia della città che è stato sacrificato, ovvero i giardini del mare, che per secoli erano stati l'uso civico del nostro mare è strettamente collegato alla città vecchia, sono stati sacrificati. Le SCIAE è il nome della nostra associazione, quindi un rimando in questo. Complimenti comunque per la vostra trasmissione, appena sentito. Grazie. Ci sono. Angelo, ascolta, con te vogliamo parlare delle famose alternative, no? Se ne parla tanto, alternative per il territorio. Allora abbiamo deciso chiaramente di ascoltare dalla tua voce quali potrebbero essere le alternative per questo territorio e soprattutto qualcosa che per noi rappresenta davvero il segno urbano, lasciami passare questo termine, no? Il segno urbano per eccellenza per questa città, ovvero il mare. Il mare fotografato anche dalle nostre amiche Tecla e Roberta, il mare, in particolare il Marticolo, questa splendida piscina naturale che molto spesso non viene sfruttata. Voi avete un progetto proprio su questo discorso e mi piacerebbe che ne parlassi ai nostri radioascoltatori. Eh sì, un mare, anzi due mari, mar grande e mar piccolo, è l'isola di mezzo che insomma taglia e poggiata completamente su uno scoglio, e rappresenta per noi un elemento importante di approfondimento e di arricchimento culturale della nostra città, proprio perché quest'oggi in una città lacerata da un conflitto paradossale, la scelta di ambiente salute, noi pensiamo che nei contrasti il mare potrebbe essere realisticamente un collettore per sviluppare un'ottica di ripresa di un'idea di comunità tarentina complessiva, cioè un'identità marinara che riesce anche a oltrepassare il problema, la dicotomia un po' sterile di ambiente e salute, ma appunto approfondisce in maniera più feconda e ci rende decisamente più partecipi nell'evoluzione storica della nostra città. Quindi, una sfida. Tu spesso nei tuoi interventi sui social network parli spesso di generazione di trentenni, una generazione che è stanca, una generazione che vuole appunto riproporre qualcosa di nuovo per Taranto. Ecco, tu pensi che in questo momento a che punto siamo con questo tipo di volto nuovo per la città? Facciamo anche riferimento per esempio ai ragazzi di Ammazza che Piazza, comunque una generazione di ragazzi che si sta mettendo in moto appunto per dare un volto nuovo alla città, per costruire qualcosa di positivo. E dici bene che siamo tanti, anche voi contribuite ad arricchire insomma il pensiero che in tutti quanti insieme dobbiamo farci portatore, ovvero la nuova generazione che in un momento insomma di crisi, si parla di crisi congiunturale, ma questa è una crisi atavica per cui la città appunto negli ultimi 150 anni ha vissuto quasi sempre appunto periodi di ciclici e crisi. Quando ha invece riscoperto il piacere e la ricchezza vera e propria dei propri tesori, no? Ha valorizzato quel che ha proprio sotto il naso, che magari un tempo non conosceva, ha prodotto diciamo gli effetti positivi. Ricordiamo per esempio dopo la Seconda Guerra Mondiale Taranto è stato teatro per esempio della Fiera del Mare,
che era un elemento nazionale, che è un congresso nazionale che si svolgeva a Taranto, collegato anche al premio Taranto, e di conseguenza tutta una serie di la sfera economica, diciamo, culturale della città puntava su Taranto, e non ha è sul mare soprattutto, e di conseguenza, insomma, in un carattere identitario che però, diciamo, rileggendo un po' gli eventi, ha trovato ostacolo non da cittadini, insomma, di altri pianeti, dagli stessi cittadini di Taranto, che hanno visto, diciamo, hanno profuso, diciamo, un'invidia e scoraggiamento verso le iniziative di propri altri concittadini. Ultimamente i giovani hanno capito che deve prevalere, insomma, un sentimento di unità, al c'è meno futta a me, e sostanzialmente, anche sbagliando, si è imparati a capire che sbagliando si possono intraprendere diverse soluzioni, e in questo l'alternativa è necessaria nel trovare, insomma, dopo un mare di errori, la vera lotta verso il mare bello. Opportunità. Senti Angelo, io torno un attimo con te, voglio tornare con te al 4 gennaio, circa 10 giorni fa c'è stato un bel momento lì alla Torre dell'Orologio in Piazza Fontana in Città Vecchia a Taranto, perché è stato trasmesso un documentario di circa 30 minuti, davvero bello, davvero interessante, questo è il mio parere, ma credo sia il parere di tutte le persone che sono andate ed erano tante, Taranto in pellicola, cioè i percorsi cinematografici, quindi di Taranto, dal miracolo di Whisper alla Bert Mueller, quindi con Io speriamo che me la cavo, insomma non solo di Taranto ma anche della provincia, perché se non ricordo male c'era anche la Massafra di Pasolini, ecco, è stato davvero un bel momento, e questa città, questi ambienti, questo anche il mare naturalmente, ma non solo il mare di Taranto, che spesso viene catturato dalle telecamere di alcuni tra i più grandi registi italiani, ecco, e c'è questo contrasto, no? Sì, un altro elemento che arricchisce, dicevamo appunto, l'offerta culturale, che non viene portata dai grandi nomi, grandi progetti, grandi iniziative culturali, ma da piccoli progetti, come ad esempio quello di Cine Rhapsody, dove appunto questo documentario creato da Giovanna Lamura e Luigi Ferrucci, che approfitto di salutare, abbiamo voluto ospitarlo all'interno di un contenitore che rimaneva, diciamo, in un certo senso disponibile, ma soprattutto accoglie le idee e le proposte relative all'approfondimento sui grandi temi, discussione appunto, la rigenerazione urbana, ma per fare cosa? Non certo un museo da ammirare, ma un laboratorio vero e proprio dove ognuno di noi debba cimentarsi. Quindi l'offerta, diciamo, del documentario come momento di approfondimento su come il nostro territorio, il nostro paesaggio è stato utilizzato dai registi nella sua bellezza, nel suo splendore dei colori del Mar Piccolo e della Città Vecchia, è un'occasione, insomma, per migliorare, come dire, i riferimenti che questa città deve avere. Quindi in un momento in cui la rilevanza nazionale è scandita da una parziale lettura del nostro territorio, ovvero con la crisi dell'acciaio, bene che i riflettori puntati sulla città considerino anche il lavoro di tanti giovani come noi che vogliono in un certo senso fare, non dire soltanto, o comunque rimanere alla porta a guardare, vogliono mettersi in gioco e si sentono protagonisti del proprio territorio, quindi Taranto non solo location per fare film a basso costo, cioè location a basso costo per grandi produttori americani, come del resto ben vengano, insomma, tutti questi produttori, però al tempo stesso è bene capire che non possiamo rimanere comparse, dobbiamo sentirci protagonisti non solo di film ma anche della nostra storia, e in questo penso che ci sia spazio un po' per tutti. Chiudiamo con queste parole, dai. Perfetto, Angelo.
Allora Angelo, ti ringraziamo, è stato un piacere averti in questa trasmissione. E il mare, mi raccomando, non solo in estate, certo, ma per tutte e quattro le stagioni, un elemento che certamente può essere vissuto. E anche la città vecchia, anche la città vecchia. Non solo il Mar Piccolo, se muoiono città vecchia e il Mar Piccolo non viene risanato, muore un pezzo importante dell'identità storica della nostra città, quindi in guardia e rimanete sintonizzati, perché ci sono tante iniziative e tanti spunti per impegnarci e sviluppare queste e tante altre iniziative. Grazie mille Angelo, alla prossima. Alla prossima. Ok, ciao ragazzi, ciao. Buon lavoro, ciao.